Stefano di Dirty Secrets e quest'oggi vi parlerò di un nuovo oggetto entrato a far parte della nostra famiglia, ossia uno schermetto FPV in grado di registrare il DVR dei nostri voli. La cosa bella di questo schermetto è che ha le stesse dimensioni di un orologio, più o meno è un 5x5 come dimensione, ed è molto utile in fase di assemblaggio dei nostri droni, proprio perché grazie al DVR riusciamo a controllare che il segnale della VTX e della cam sia ottimale senza ricorrere all'utilizzo di occhiali. Ma andiamo a vederlo più da vicino. Ok, lo schermo in questione è questo qui e al momento è ancora dentro la scatola. Apriamo la scatola così vediamo un po' che c'è dentro. Perfetto. Fantastico. Praticamente è come un orologio, né più né meno. Ha anche più o meno le stesse dimensioni, perché se lo mettiamo sul polso sembra molto uno di quegli orologi patacconi che vanno adesso. Iniziamo a guardare un po' le caratteristiche. Allora, per caricarlo sul lato abbiamo un ingresso che è praticamente la stessa presa delle nostre schede FC, quindi praticamente già ce l'abbiamo tutti a casa. Proprio qua sotto c'è una piccola antenna che, nonostante dimensioni ridotte, ha una portata incredibile. Io non ci credevo la prima volta che l'abbiamo provato, perché siamo arrivati già a 600 metri solamente con questa antenna. Sotto invece, se volete registrare i vostri DVR, c'è uno slot per una scheda SD. Poi vi spiegherò più tardi come far iniziare la registrazione. Mentre sulla sinistra, avvicino un po' così si vede, abbiamo essenzialmente tre tasti che sono quelli fondamentali: quello per accendere, quello per selezionare il canale e la frequenza. Per quanto riguarda l'utilizzo di questo orologio, io ho trovato una soluzione ben più carina per poterlo utilizzare e tra poco vi farò vedere anche come l'ho adattato sulla mia Taranis. Ok, ho appena finito di caricare lo schermetto, l'ho appena acceso. Ovviamente il drone, essendo spento, non trasmette nessun segnale, quindi l'orologio, cioè il nostro schermo FPV, non è in grado di captarlo. Ma andiamo a fare una prova e attacchiamo la lipo al drone. E come vedete è comparso magicamente il nostro schermo con il nostro segnale video. Lo avvicino un po' così potete vederlo. Essenzialmente il video è molto pulito, facciamo una prova con la mano. E ci sono i parametri che io uso per volare, quindi essenzialmente il voltaggio e il timer. Non ci sono disturbi, il video è molto pulito nonostante l'antenna sia chiusa. E la cosa bella di questo schermo è che possiamo registrare direttamente il DVR mettendo appunto un SD card nel nostro slot, cosa che ho fatto. Per iniziare la registrazione è molto semplice, si preme il tasto quello per spegnerlo una volta in modo tale che si attiva. Ora forse non riuscite a vederlo, perfetto. Una volta attivato lo ripremete e parte il timer. Quindi da questo momento in poi stiamo registrando il nostro DVR, anche se adesso questa scritta scompare, comunque si sta registrando. L'idea che ho avuto inoltre è stata quella di incorporare il mio schermo FPV sulla Taranis in modo tale che prima di iniziare ogni volo posso controllare che la trasmissione ed il canale siano corretti senza dover accendere gli occhiali inutilmente. Quello che ho fatto semplicemente è stato mettere una striscia di velcro sulla parte frontale della radio, attaccando l'altra estremità sullo schermo FPV in modo tale che io posso attaccarla e a questo punto non si muove più perché è attaccata. E posso pilotare in questa maniera. Effettuerò adesso un volo con una stickam messa sul petto in modo tale che potete vedere il movimento del mio drone e allo stesso tempo vedere anche in tempo reale ciò che il drone vede tramite il nostro schermo FPV. Andiamo a provarlo. Eccoci qua, finalmente siamo in volo. Purtroppo c'era molto sole, quindi c'è molto riflesso sullo schermo, però l'importante è che la latenza e che la trasmissione video sia pulita. Come potete vedere sto volando in mezzo a dei palazzi, quindi sono andato molto spesso in ombra e nonostante tutto le interferenze sono state davvero poche. Sono molto soddisfatto soprattutto perché quello che si vede nello schermetto è esattamente quello che vedo nei Fast Shark. Questa invece è la registrazione del DVR effettuata dallo schermetto. Poiché non si può uscire di casa, ho deciso di effettuare questo volo direttamente dal terrazzo del mio palazzo e in questo momento mi sto allontanando di circa 220 metri, come potete vedere in basso al centro, e nonostante tutto le interferenze sono veramente poche. No,
Nonostante la quarantena forzata siamo comunque riusciti a portare a casa un volo. Non l'abbiamo potuto testare all'interno di un bando proprio perché in questo periodo non si può uscire da casa. Questo schermo FPV vi è piaciuto? Vi lascio il link in descrizione di questo video così potete guardarlo con più calma. Inoltre se il video vi è piaciuto mettete il like al video e iscrivetevi anche alla pagina del T-Seagulls. Inoltre vi ricordiamo che siamo anche su Instagram e potete controllare lì le nostre avventure giornaliere. Da Stefano degli T-Seagulls vi ringrazio e alla prossima recensione.